Il codice di Camaldoli è la pietra angolare della Costituzione, un documento programmatico elaborato in Italia nel luglio 1943 da un gruppo di intellettuali di fede cattolica. Tratta tutti i temi della vita sociale, dalla famiglia al lavoro, dall'attività economica al rapporto cittadino-Stato. Lo scopo fu quello di fornire alle forze sociali cattoliche una base unitaria che ne guidasse l'azione nell'Italia liberata. Il codice di Camaldoli funse da ispirazione e linea guida per l'azione della Democrazia Cristiana, che si stava formando in quel periodo e che dopo la Seconda Guerra Mondiale fu per diverse legislature il maggiore partito di governo. I due pilastri del nuovo ordinamento sociale prospettato a Camaldoli furono il bene comune e l'armonia sociale, i due fari che dovevano guidare l'azione politica dei cattolici. Il documento si pose così in linea con il Magistero della Chiesa, espresso nell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII del 1891 e la quadragesimo anno di Papa Pio XI del 1931, un testo fondamentale della dottrina del cristianesimo sociale e anche con le encicliche sociali che poi seguirono. Un esempio è la definizione di bene comune, uno dei capisaldi della dottrina sociale della Chiesa, che è recepito con lo stesso significato nel documento. L'armonia sociale è l'esito dell'interazione di diversi fattori. Il primo è la giustizia sociale. Secondo la concezione cristiana della società, infatti, lo Stato deve garantire a ogni cittadino un lavoro, agli uomini per ottemperare al loro ruolo di capofamiglia, alle donne per completare la loro funzione di madri ed educatrici. Un altro fattore è il diritto di proprietà e il suo trasferimento. Il documento riconosce la piena legittimità della sua esistenza, poi suggerisce un'importante condizione: la proprietà privata deve tendere a perseguire il bene comune. Corollario dell'armonia è il dovere dell'obbedienza allo Stato, inteso come garante dell'ordine pubblico. Organizzata come una delle settimane di teologia per laici o settimane sociali, per non insospettire il regime fascista, l'Assise si tenne a Camaldoli, frazione di Poppi, dal 18 al 24 luglio 1943. Economisti, giuristi, sociologi, tecnici e dirigenti vari si riunirono nel monastero camaldolese per riflettere sui principi che reggono l'ordinamento sociale. Parteciparono circa 30 persone e tra essi vi furono anche alcuni giovani dell'Azione Cattolica Italiana che poi in futuro sarebbero diventati i politici della Prima Repubblica. Decisi quindi tutti a superare la concezione corporativa del regime fascista, i partecipanti elaborarono i principi di una nuova organizzazione dello Stato, alternativa sia al liberalismo sia al socialcomunismo, nella quale i cattolici potessero svolgere un ruolo attivo. Il documento finale fu pubblicato nell'aprile 1945 sulla rivista degli studenti universitari di Azione Cattolica con il lungo titolo «Per la comunità cristiana, principi dell'ordinamento sociale a cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli». In quanto a quel tempo la guerra era ancora in corso, Milano si trovava sotto il giogo nazifascista e quindi il titolo doveva essere quanto più lontano possibile da un manifesto politico o comunque da un documento contenente rivendicazioni politiche. L'armistizio dell'8 settembre e l'invasione tedesca dell'Italia spezzarono la penisola in due e impedirono ai convegnisti di ritrovarsi per mettere a punto la versione definitiva del documento, ma il codice avrebbe in seguito fortemente ispirato i politici democristiani impegnati nei due decenni successivi ad operare le riforme e la ricostruzione del paese.